no, troppo. La Sicilia ti fa sbroccare. Terra di cultura, di bellezza. Peccato c'è la mafia. Dicono le cose semplici in maniera complicata, mentre gli artisti dicono le cose complicate in maniera semplice. Per cui noi ci sentiamo degli artisti e gli intellettuali come Paolo ne andiamo a cagare. Grande Bukowski, levati il cappello. Il cappello. Scappellati. Ecco la poesia di Bukowski. Si intitola Cena, dolore e trasporto. Porca troia. Percorro adagio le strade delle streghe, anzi la strada delle streghe, banale e bruciante. Mangio in tavole calde dove filobus passano sopra il tetto e ricevo letterine del sindaco che mi chiedono di uccidere palle di ragazzi in bicicletta. È un'epoca indecente quando i mitragliatori stanno zitti e le nuvole non nascondono niente in guance di bignè. Posso profetizzare il male con la forza di un martello pneumatico che spacca una stupida strada. Mi pulisco la bocca e conto le sbarre della balaustra. Contemplo lo spazio bianco tra le gambe del cameriere mentre corre a portarmi il conto. Fuori è lo stesso, i diavoli bevono dalle mammelle di vergini stupefatte, sta cominciando a piovere, macchia, 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 le gocce sporche di vino tulipano. Compro un giornale all'angolo, lo piego come un cobra addormentato e me ne sto lì a disegnare le figure per aria, figure zozze e cattedrali, lucertole scotennate, miracoli sbronzi. Poi prendo il bus delle 6, anzi delle 6:15, e torno alla mia stanza. È una stanza che cattura mosche e carte e bicchieri polverosi. Cattura me e io ci dormirò. Ci dormirò per risvegliarmi sotto la mano dello specializzando dentro una luce malata. O sarà il sapore rosso del fuoco, il fumo che canta come questi uccelli nelle mie pareti. Ma che ti sembra Bukowski questo? Una mattina mi sono svegliato e sono entrato in un supermercato. Tutto era bello ed invitante, dal sale iodato al dolcificante.
ma il sale iodato ha qualcosa di strano. Iodato nell'ano. Cambio reparto, ma mi metto paura davanti al banco della verdura. C'è un pomodoro e due patate ed altre verdure geneticamente alterate. Il pomodoro per 6 mesi si conserva, però peccato che sa un po' de merda. Per quanto riguarda le due patate, solo a guardarle mi fanno rate. Io di mangiarle proprio non me la sento, sembrano uscite da un film di Dario Argento. E la melanzana non è più la stessa, è alta 2 metri, ben segue, ben moffa la festa. L'hanno incrociata, foraccia, col gene del mulo. È incazzata nera e me lo può buttar culo. La mattina mi sono svegliato e sono entrato in un supermercato. Tutto era bello e conveniente, però peccato non se può magna niente. Però peccato non se può magna niente. Bravo! Grazie. Il grande Andrea Evangelisti, grazie a me, detta la merda numero 2. Partito. Te ne vai, come se non ci fossimo davvero conosciuti. Mai dici. Stavo pensando a Corciallo, aspetta. E passavo già entrato, distratto te ne vai, come se non ci fossimo davvero conosciuti. Mai non eri quella fragile, non eri quella che dava senza ricevere e senza chiedere mai. Vedi, è qualcosa che non so e avrei voluto chiederti, ma già non mi ricordo più. Perciò parliamo d'altro, il caldo beh. Ed eccoci qui dalla stupenda libreria Bibli, una delle più fornite e ospitali della capitale. Ringraziamo il grande Emanuele Martorelli, ringraziamo Paolo. Il Paolo sul passo, sempre grande collaboratore, nonché il nostro produttore Gianpaolo Cantini, le due merde felici e contenti vi salutano. Evviva la Fregna. La Fregna, ma anche la trasmissione di remoti. Ah beh, che cazzo. Teleremoti, non sentiamo cazze. Ecco. Bravo. Io ho preso il dizionario della pornografia sperando ci fosse un'immagine dentro, invece purtroppo non c'è neanche una fotografia. È malato di sesso, è malato questo, poveraccio. Salutiamo tutti, un bacio.